L'Inter vi sta convincendo, o meglio, vi ha convinti contro la Sampdoria, è in ripresa. Poi sentiremo anche le parole di Luciano Spalletti, Massimo Oddo, Valerio Bertotto, Cristian Stellini, Giancarlo Padoan. Ma sì, ma l'Inter è destinata a migliorare perché è una grande squadra, secondo me. Sulla carta credo che sia la seconda squadra d'Italia per qualità di giocatori. Poi ovviamente deve assestarsi, deve assemblarsi il suo capo, l'allenatore Mister Spalletti, è bravissimo, ci vorrà un po' di tempo, ma sicuramente in crescita, sicuramente farà un grande campionato. Ti piace Spalletti, Massimo? Ne parlavamo anche prima fuori onda. Grande allenatore? Sì, sì, ma per me sono tutti bravi gli italiani. Io faccio fatica a trovare un allenatore italiano che non sia bravo. Anche quelli all'estero ci mancherebbe, però trovo sempre spunto, quindi se trovo spunto dai miei colleghi vuol dire che sono bravi. Assolutamente, poi parleremo anche dell'eventuale squalifica di Luciano Spalletti. Inter in ripresa, siete d'accordo, Valerio Bertotto e Cristian Stellini? Sì, sì, gli andava dato un pochettino di tempo perché la squadra ha cambiato tanto, perché le situazioni sono state di grande evoluzione rispetto alla stagione passata, quindi all'inizio un pochettino la paghi. L'accentuazione di tutto ciò è data dal fatto che comunque hai lo specchietto per la Lodole, sempre la Juventus, quindi se canni qualcosa loro scappano e quindi tutti subito ad additare. Però Massimo ha detto bene, l'allenatore è un grande allenatore, la squadra c'è, quindi col tempo giusto si vede insomma che le cose vengono fuori. Cristian. Sì, la partita più difficile che ha giocato l'Inter è stata quella col Tottenham, per l'avversario che affrontava. Anche per come si era messo il risultato. Ha reagito molto bene durante la gara, ha fatto secondo me una buona partita, e le altre partite invece erano partite sulla carta semplici, non le ha affrontate tutte nel modo giusto. Adesso affronterà la seconda partita più difficile, che è con la Fiorentina, che forse per il gioco espresso è una delle migliori squadre che ci sono adesso in Italia, e quindi mi aspetto che, se è vero che è in ripresa l'Inter, mi aspetto che in questa partita cominci a dare continuità di prestazione e poi anche forse di risultati. Ha fatto i complimenti alla Fiorentina, ha fatto i complimenti al gioiello Viola Federico Chiesa in conferenza stampa a Luciano Spalletti, che andiamo subito a sentire. Lo sanno, lo sappiamo, noi abbiamo perso dei punti in precedenza, ora abbiamo vinto due partite dove la squadra ha fatto dei passi in avanti notevoli sotto l'aspetto della continuità, sotto l'aspetto del carattere, dell'andare a acchiappare proprio in tutti gli angoli della partita il piccolo vantaggio che potesse determinare il risultato. Abbiamo necessità di portare a casa altri punti. È chiaro che non sarà facile, perché di là c'è una squadra come la Fiorentina, allenata da un allenatore bravo. Io lo conosco bene e mi garba anche come persona, perché è una persona per bene. Però lui allena una squadra moderna, una squadra che sta bene in questo momento qui. Hanno un calciatore come Chiesa che spacca le tattiche della partita, perché è uno di quelli che va a fare gli uno contro uno in maniera forte. Però anche noi abbiamo una squadra forte. Gli manca il gol di Icardi in campionato, perché Icardi si è sbloccato in Champions League, peraltro il suo esordio nella massima competizione continentale per club. Sei d'accordo con le parole di Spalletti, che anche lui vede un Inter in crescita da ogni punto di vista? Giancarlo? Beh, ha vinto due partite, questo dovrebbe darle entusiasmo e anche un po' di continuità. A Genova meritava di vincere, anche prima del 94esimo per la verità. Col Tottenham ho qualche dubbio che meritasse di vincere, ma il calcio funziona anche così, e adesso deve trarre beneficio da questa situazione, perché la partita di domani è complicata. Secondo me è vero che la Fiorentina fuori casa ha sempre perso, ha giocato due partite per anno,
però no, non ha sempre perso, ha pareggiato a Genova, ho detto una stupidaggine, però insomma fuori casa ha un rendimento inferiore rispetto che in casa, ed è una squadra che comunque gli creerà qualche difficoltà. L'Inter può solo crescere, perché un eventuale rallentamento, un colpo di freno rimetterebbe, non dico sulla graticola perché non c'è nessuna graticola, però insomma rimetterebbe sotto la, sulla linea, sulla, sotto la lente di ingrandimento Spalletti, e le accuse, le critiche ferirebbero l'ambiente, rimetterebbe quella situazione insomma che dà instabilità. L'Inter ha bisogno di un terzo risultato utile pieno, sia perché deve rimontare in classifica, perché comunque la classifica non è ancora buona, e sia perché deve migliorare la sua prestazione, e diventando più continua e diventando più convincente. Vi è mai capitato, Alfredo Petullà, Luca Serafini, poi ovviamente la domanda la faccio agli allenatori, di vedere una squalifica per atteggiamento provocatorio? Uno Spalletti che esulta? Non ci è mai capitato. Sinceramente questa è una farsa, perché crei, a parte che crei un precedente assurdo, il quarto uomo, tra l'altro il designatore Rizzoli ieri aveva detto che l'arbitro ha sbagliato, e se l'arbitro ha sbagliato a seguire le direttive, poi il giorno dopo non puoi sancire una squalifica, perché ci sono due strade: o il signor Piccinini, che è un signore di 35 anni che fa il quarto uomo, è anche uno psicologo, quindi tu gli puoi anche chiedere, è un mago, gli puoi chiedere se domani c'è bel tempo, c'è brutto tempo, piove, quando nevicherà per la prima volta, e chi mangerà il panettone, perché come fai da un'esultanza ad avere tutte queste certezze, che era un'esultanza tale da poterlo sbeffeggiare, c'era, mi sembra una cosa ridicola, semplicemente ridicola, perché in questo modo hai creato un precedente che chiunque, entrando nella testa non so di chi, potrebbe dire, guarda, io invece la penso diversamente, che un atteggiamento X per me è un atteggiamento Y, quindi per buon senso ritengo che questa squalifica domani debba essere cancellata, poi se vogliamo crearci pure questi problemi, creiamoci anche questi problemi. Tra pochissimo il parere di Luca Serafini, il parere degli allenatori sulla squalifica combinata a Luciano Spalletti, che domani però potrebbe cambiare visto il ricorso d'urgenza. Break e poi ripartiamo. Spalletti, ah, su no, Spalletti. Pensavo sulla Roma. Su Spalletti, perché voglio chiedere a Oddo, a Bertotto, a Cristian Stellini, se sono stati mai squalificati per un atteggiamento provocatorio, per un'esultanza così davanti alla telecamera, vicinissima al quarto uomo. Massimo, questo insomma abbastanza evidente. No, per un atteggiamento provocatorio, come si dice, no, sicuramente no. Però a volte capita che gli arbitri siano un po' permalosi. Questa è la faccia di Spalletti. Siano un po' permalosi, può capitare. Ma si potrebbe tagliare la testa al toro, come noi allenatori che dopo che perdiamo 10 partite siamo costretti ad andare a rilasciare le dichiarazioni, facciamo rilasciare le dichiarazioni anche agli arbitri. Sono d'accordo. Sono umani, possono sbagliare, quindi possono dichiarare anche loro di aver sbagliato ogni tanto. Se capita che hanno sbagliato. Forse questa cosa qui c'era, non si era parlato in passato, gli arbitri forse adesso iniziano. Se ne è parlato in passato, sono 30 anni che se ne è parlato. ricordo, sì, sai che ho la memoria a lungo raggio, nel senso. Ma tanto imparerebbero a fare anche loro come loro, il silenzio stampa parlato, delle frasi arrotolate. Quando non vogliono parlare i giocatori, gli allenatori, non Silvano Ramaccioli lo chiamava il silenzio stampa parlato. Si parla ma non si dice niente. Ma non si dice nulla. Quindi sai, per essere fuori, certo l'arbitro è un po' più, sarebbe un po' più in difficoltà, perché dovrebbe sempre solo spiegare una cosa tecnica, no? Certo. È come se una volta, un giorno forse ci arriveremo, i giornalisti a fare le domande, cioè, dopo una partita, dire no, ma perché il Milan sbaglia il contropiede, tre contro due, contro... allora si parla di calcio, lo guardi e dici, la sua panchina trapassa, questo ha perso 6 partite. Si però sente in discussione, la classica scherzi, domanda nostra, no? Ma no? Va buttata sul ridere, perché se uno parla seriamente dell'espulsione di Spalletti, sarebbe non può fare, parlare bisognerebbe seriamente. Fare la conferenza stampa con un touchscreen, però. Sì, difficile. Anche, sì. Non si può parlare seriamente.
meglio di questa espulsione. O c'è stato qualche cosa prima e durante che deve essere referto, un insulto pesante, una parolaccia, sì, una cosa, ma se veramente per questa fotografia che viene squalificato, e non solo squalificato, espulso e poi squalificato, è una farsa. Può darsi anche che dietro la telecamera ci fosse il quarto uomo. E allora era riferita a quattro uomini, non era la... un nano, perché lui guarda, guarda così, guarda verso il basso. No, a parte gli scherzi, poi mi dispiace anche. Ma si crea, sono supposizioni. Nella però... partita stessa si creano anche dei momenti in cui si comunica, soprattutto l'allenatore con l'assistente di linea o il quarto uomo. E quindi magari c'è stata una pre-provocazione precedente, magari nei gol annullati, come dicevamo prima, e si crea anche un rapporto che può essere di simpatia o antipatia durante la gara stessa. E magari l'esultanza di Spalletti era riferita, se il quarto uomo l'ha percepita contro di sé, a livello personale, personale ha scritto quello che poi l'arbitro ha scritto. Spesso capita tantissimo che gli arbitri ti minacciano, minacciano una parola sbagliata. Aspetta, Alfred, arrivo da te, Alfred, Massimo. Minacciano una parola sbagliata, ti avvertono. Se lo dici un'altra volta, no? Se parli un'altra volta ti mando via. Se ti lamenti un'altra volta, se alzi un braccio, qualsiasi cosa. E quindi può darsi, come dice lui, che si sia verificato qualcosa prima. Però comunque, se è stato... squalificato sicuramente non può essere per un'esultanza alla telecamera, ma c'è un qualcos'altro, anche perché sul referto ci deve essere stato scritto qualcosa per forza, perché se è un atteggiamento provocatorio ci deve essere scritto qualcosa di diverso. Alfredo Pedulla voleva aggiungere una cosa, poi vado da Bertotto perché sono curiosa di chiedergli una cosa su Spalletti. Sì. No, al referto non c'è scritto nulla, quindi è quello, è come se io 10 minuti prima avessi provato a sbatterti la porta in faccia, non ci sono riuscito, poi te l'ho chiusa strizzandoti gli occhi e prendendoti in giro e tu l'interpreti pensando a 10 minuti prima, non è una cosa possibile. C'è una cosa, sì, prego. Ci sono due tipi di referti, quello che l'arbitro dopo la partita manda al collegio arbitrale e poi quello che il collegio arbitrale dirama alle televisioni, insomma a tutti quanti, che sono diversi. Tutto quello che vuoi, io penso che con un minimo di buonsenso questa cosa sarebbe dovuta andare un po' in cavalleria, io la leggo in questo modo, sono perché d'accordo. Mi sembra una cosa oltre i limiti, ne stiamo parlando da 40 minuti, abbiamo trascorso le ultime 48 ore dalla partita, io penso che i problemi siano alti, però va bene, vediamo domani se l'accetteranno meno, se pagherà una multa. Se pagherà una multa, se ci sarà un supplemento, gliene daranno un'altra, non lo so, mi sembra tutto molto, molto strano. Il problema di Spalletti era che era già poi stato... Poi andiamo su Milan e Roma, vai. Sì, sì. Che aveva già pagato un'ammenda e aveva già un'ammonizione con diffida, quindi è scattata per cumulo questa... l'espulsione fa scattare per cumulo questa... In realtà... Non sarebbe dovuto essere espulso, ecco, quando lo espelli esatto. Probabilmente... Esatto. Velocissimamente, Valerio Bertotto, conosci bene Spalletti? Sì. Dai, facce così le ha già fatte in passato, no? Anche... No, ma sì, ma lui è toscano. Toscani sono... Certaldo, per sono cui... veraci caglienti, però sì, sono d'accordo con Alfredo quando dice buon senso. In questo caso, ripeto, non conoscendo tutto ciò che è avvenuto magari nel pre o nel post, però sì, per una situazione così probabilmente mi sembra un po' esagerato.